Hola amigo e benvenuto al secondo appuntamento didattico con il grande Christian Meyer. Oggi creatività a bomba perché ci suona un bellissimo drum solo, ma nella seconda parte ci spiega anche cosa succede e in particolare come estrapolare tre concetti didattici con degli esercizi, con dei consigli, cose che ognuno di noi può fare proprie e interpretare a piacere, anche nei groove o nei feel. Veramente ragazzi, da vedere tutto dall'inizio alla fine, ti lascio al maestro. Vamos! Hai appena ascoltato un assolo creativo in cui proprio all'inizio suono un colpo dimenticato, un colpo della tradizione batteristica, che è questo. Si possono fare tante cose. Oppure si può anche usare la cassa. Lentamente. Vorrei condividere adesso con te la parte creativa del solo, che si basa su una cellula ritmica semplicissima, il 2-2. Ci sono due temi. Il primo tema suona un'indipendenza distribuita di mano destra tra ride e secondo tom. Quindi la mano sinistra invece ruota in senso antiorario fra hi-hat, primo tom e crash. Il primo che mi parlò di indipendenza distribuita fu Naco, un grandissimo percussionista, mio amico, che mi diede tantissimi consigli. Il secondo tema lavora su un'altra indipendenza distribuita che è sempre il 2-2, ma questa volta la mano destra suona timpano, cowbell, ride, e la mano sinistra suona hi-hat e primo tom. Quindi è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
è sempre interessante perché è poliritmico. Adesso vorrei darti un approccio diverso ai fill, suonandoti una diteggiatura semplicissima, che sono tre colpi di mano destra e un colpo di mano sinistra. Questa cosa la suono verso la fine dell'assolo, ed è questa. Modo di vedere i fill. Buon divertimento. Ci sono due cose che adoro di questa serie di video. La prima è capire dei concetti didattici, perché quando un batterista magari fa un assolo e ti spiega cosa sta facendo, come l'ha pensato, ovviamente non dico che tutti ora lo sappiamo fare, ma già il modo in cui ascoltiamo questo assolo è cambiato. Se tu lo mandi indietro e lo riascolti, abbiamo una visione più attenta, abbiamo capito il linguaggio, quindi anche solo ascoltarlo è già un livello superiore. E poi vedi quanta cultura musicale c'è in questi tre esempi. Christian ti fa venire voglia di saperne di più, no? Non so se anche tu hai questa sensazione di ascoltare musica, di volerne ancora. Se ti sei perso il primo video della serie didattica in collaborazione con Christian, ti lascio il link in descrizione. Ci vediamo tra poco per il prossimo appuntamento. Se non sei ancora dei nostri, iscriviti al canale e ovviamente lascia un commento. Christian li legge tutti personalmente. Il mio sito ufficiale suonarealabatteria.it, e adesso andiamo a studiare che è meglio. Buona musica!